sempre più in alto. La baia è sempre la stessa, è l'altezza che cambia. Stiamo continuando la nostra passeggiata, sempre sopra questa bellissima spiaggia. Bisogna vedere dall'altro lato di questo promontorio se ce la facciamo, non ce la dobbiamo mancare molto, pochi metri penso, almeno spero. Dovremmo vedere il golfo di Sikhia. In cima passa la strada che va a Sarti, si vede, dove tagliare con la passa un'auto. Da questo promontorio, poi adesso è uscito anche il sole, si gode di un'ottima visuale su tutto quello che è il golfo di Sikhia. Allora, qua ai miei piedi c'è un'insenatura dove vedo una casetta di legno e l'ombrellone arancione. Quindi sarà una piccola, magari spiaggettina oppure solo scoglietti e probabilmente ci saranno lì solo quelli che sanno che c'è. Dall'altra parte di questo piccolo promontorio c'è la spiaggia, dove c'è il campeggio di Valti, il campeggio di Valti. Dietro quell'altro promontorio c'è il campeggio Caterina, per poi arrivare alla spiaggia lunga, sabbiosa, sabbia molto fine, di Sikhia, che è tutta quella zona là dove ci sono 3-4 campeggi in zona. In fondo alla spiaggia sabbiosa parte una strada che sta su alta, per un certo punto va su e giù, ci sono delle zone costruite dove ci sono dei ristoranti alla discesa numero 2 o 3, forse una non si vede da dietro quel promontorio roccioso. Poi prosegue su alta una strada dove ci passano due macchine, ma bisogna stare molto attenti perché non c'è il guardrail e se la ruota ti va fuori dall'asfalto sei giù in mare, quindi da fare con prudenza e andare molto piano. Là in fondo, spero che si vedano poi nel filmato, se ci sono degli ombrelloni, vedo qualcosa di arancione. Là c'è una spiaggia che potrebbe chiamarsi, boh, non lo so, non lo dico. Comunque alle spalle, non so se si vedrà nel filmato, ma si vede occhio nudo, ci sono quelle strade strane costruite, un po' asfaltate, un po' di cemento, in una zona chiamata, chiamiamola così, ho visto Ghost City, su alcune foto su Panoramio, su Google Map, comunque appena, come diciamo, a sud della spiaggia di Sikhia. E sulla punta estrema dove c'è quel promontorio, dietro quel promontorio ci sono due spiaggette, anzi più di due, ce ne sono due libere, tre un'altra libera con delle tende, poi c'è una quarta dove c'è il campeggio molto grande con una spiaggia abbastanza lunga piena di tende e di roulotte, e lì in mezzo ci sono degli scogli dove siamo andati l'altro giorno e siamo stati lì veramente bene, tranquilli, io soli, io e Elena, abbiamo fatto due bei bagni, l'acqua limpidissima, il mare tranquillo, un po' come qui sotto, però là proprio sembravamo essere gli unici due abitanti della terra. Questa è una zona che mi piace della penisola calcidica, un po' per questi anfratti, queste calettine, questi scogli che sono utilizzabilissimi, quindi ci si può mettere in qualsiasi punto. Basta aver voglia di camminare un po' e stare lì tranquilli senza nessuno che fa chiasso, urla e così via. Quindi se venite nella penisola calcidica, questa zona a sud di Sarti, dove c'è la baia di, o comunque la spiaggia di Sikhia, è molto carina. E di fronte avete sempre il Monte Athos. Eccolo là. E lì sotto c'è la spiaggetta da dove siamo partiti. Bello.